Riduciamo la probabilità che succeda, ma nel momento che succede, il rischio che i danni siano maggiori è più alto. Ecco, questo è un po' il caso di quello che vi dicevo, cioè questo è l'alluvione del fiume Serchio del 25 dicembre 2009, rottura dell'argine nella zona industriale appunto che si trova a Lucca. Cioè lì fiume Serchio, argine, riduco la probabilità che avvenga quell'evento, si rompe l'argine e questo è quello che succede perché l'area industriale è stata costruita troppo vicino al fiume. Considerate che da uno studio che stiamo conducendo in Umbria, per esempio, in un territorio che va dal confine con la Toscana fino a metà dell'Umbria, abbiamo recensito circa 270 ettari di capannoni industriali con una superficie superiore ai 400 metri quadri nel raggio di un chilometro intorno al fiume, 270 ettari. Poi ci sono le aree naturali intorno al fiume, che sono importanti, queste zone, queste che vengono chiamate appunto zone umide, le lanche fluviali, le zone golenali, cioè sono degli spazi in cui il fiume si può allargare, si può stendere. Cioè noi non possiamo richiudere il fiume dentro una strada, perché oltretutto più riduciamo la sezione, più aumentiamo in caso di pioggia la velocità e più aumentano il rischio dei fenomeni calamitosi. Quindi il fiume deve poter avere i suoi spazi di movimento, deve potersi muovere, deve poter creare dei meandri. Quando noi distruggiamo i boschi, appunto, dicevo che sono intorno, che contornavano ogni fiume, togliamo anche un sistema di dissipazione dell'energia dei fiumi stessi, perché quando il fiume va in piena e incontra gli alberi, incontra la vegetazione, frena in qualche modo il suo percorso. Se è dentro una cassaforma di cemento, la velocità aumenta, quindi aumenta, come dicevamo, anche il rischio. E poi aggrediamo anche il sistema naturale. Pensate che negli habitat fluviali vive il 60% dell'avifauna nazionale. 60% degli uccelli vivono nelle aree intorno alle aree fluviali, quindi difendere questi significa difendere anche la natura. Nel libro ovviamente facciamo un'analisi di questo tipo di problematiche, perché diventa importante conoscere quali sono i problemi di cui non si parla quasi mai in rapporto ai fiumi. Però abbiamo voluto dare anche delle soluzioni, cioè abbiamo detto ci sono queste problematiche, però appunto c'è un'Italia che sta reagendo, ci sono delle soluzioni, ci sono delle cose che noi possiamo fare. E queste cose che noi possiamo fare molto spesso non sono neanche così costose come quelle che dobbiamo fare per riparare i danni del non essere intervenuti nella modalità opportuna. Quindi nel libro abbiamo parlato di pianificazione e programmazione del territorio, che vuol dire che i sistemi di pianificazione, e poi è un argomento su cui tornerò, i sistemi di pianificazione del territorio, quindi il piano urbanistico, il piano di tutela delle acque, il piano provinciale, il PTCP provinciale, insomma i vari strumenti di pianificazione possono contribuire a questo ragionamento che facevamo. Lo stesso il conoscere come si evolvono i sistemi. Ecco, è interessante nel caso del Noce, per esempio, sapere come si è evoluto, come si è spostato questo fiume, come si è mosso, come è cambiato negli anni, cioè capire lo sviluppo appunto del fiume stesso. Altri punti importanti sono il recupero della qualità chimico-fisica delle acque, la difesa idrogeologica di cui parlavo e poi quella cosa di cui appunto parlava la relatrice che mi ha preceduto, la partecipazione. Cioè un aspetto fondamentale di questo ragionamento è che funziona se la gente ne è cosciente e partecipa appunto a queste scelte. Cosa sono i contratti di fiume? I contratti di fiume sono uno strumento, quindi non sono un altro livello di pianificazione, non vanno a appesantire un quadro nazionale già pesante di per sé, no? Sono come, mi piace rappresentarlo come una noce, cioè è uno strumento che contiene tutta una serie di cose. Contiene
contributi, contiene idee, contiene programmi, contiene piani, contiene progetti, contiene la possibilità che su questa idea appunto di tutelare i fiumi, di salvare, di valorizzare i fiumi italiani, si possa fare un partenariato pubblico-privato. Non è solo un problema di amministrazioni. Quando si parla di contratto si associa l'idea proprio legale di un contratto, quindi di un impegno che viene preso, con un tema che è invece assolutamente libero, naturale, appunto, che è l'idea del fiume, un fiume in movimento. Un contratto quindi è un accordo che più soggetti prendono per garantire un equilibrio tra i molteplici usi del fiume. Considerate che ci sono un'infinità di soggetti che possono mettere bocca sulla storia di un fiume e ci sono un'infinità di soggetti che di fatto cambiano la storia di quel fiume, che però non si parlano. Cioè, gli agricoltori non vengono quasi mai interpellati quando si prendono decisioni in merito al fiume. Cioè, quei signori che hanno i 270 ettari che vi dicevo in Umbria sul Tevere di capannoni industriali non vengono mai chiamati quando si parla di fiume. Cioè, quando si fa un piano di risanamento idraulico, le comunità locali neanche lo sanno più delle volte, cioè non sanno neanche che scelte, col discorso dell'emergenza più delle volte, non sanno nemmeno le scelte che sono state prese e che vengono prese sul loro territorio. Io ho l'esempio di un piccolo comune, sempre in Umbria, di 1500 abitanti, in cui sono stati spesi milioni di euro dall'autorità di bacino, dalla regione, dal ministero, per difendere il Tevere in quel territorio, senza che sia stata mai fatta una riunione con i sindaci o con il sindaco di quella città. Cioè, gli interventi sono stati decisi a prescindere. È chiaro che poi la stessa comunità non sente poi questi interventi come propri. Questo è un aspetto importante, l'integrazione delle politiche. Allora, all'interno di un contratto di fiume, quindi di questo accordo che si dovrebbe riuscire a fare tra più soggetti, il primo obiettivo è quello di integrare le politiche. E qui, magicamente, si possono avere dei grandi risparmi economici. Cioè, il contratto di fiume non chiede soldi fino a questo punto, in realtà, per svilupparsi, ma può salvare delle risorse. Allora, io vi spiego meglio. Se io ho il fiume Noce e sovrappongo al fiume Noce tutti gli interventi che vengono fatti, cioè dalle varie autorità competenti, e non solo, ma anche dai privati. Cioè, sovrappongo, faccio una sorta, appunto, come vedete lì, cioè faccio una serie di mappe e le sovrappongo. Vedrò che ci sono tantissimi punti in cui questa sovrapposizione mi porta a vedere che magari ci sono degli interventi che sono pagati 10 volte, cioè che ci sono dei soldi che sono spesi non bene, che potrebbero essere spesi magari in aree di criticità, in problematiche che ci sono sul fiume, che non trovano invece risposte. Quindi il primo punto di un contratto di fiume importante è quello di riuscire a fare un coordinamento tra le politiche, e questo non costa. Anzi, libera risorse. Qui introduco appunto l'altro tema, che è quello della partecipazione, cioè del coinvolgimento dei cittadini. Ecco, nel libro abbiamo avuto in qualche modo l'onore di avere nell'introduzione appunto la Michela Mileto, che è una coordinatrice dell'UNESCO, che si occupa proprio dell'acqua per l'UNESCO, e lei ci scrive proprio questo, cioè ci scrive che non si fa abbastanza, cioè che le amministrazioni, il pubblico non può fare tutto, e quindi non può prescindere dal coinvolgimento delle persone, delle comunità locali, delle esperienze, perché non si può sapere tutto. Non si può riuscire a coprire tutte le aree che serve coprire, socio-economiche per esempio, quando si parla di temi che riguardano l'acqua. E ci dice che noi dobbiamo avere la capacità e il buon senso di imparare gli uni dagli altri. Non porsi nessuno su un piedistallo rispetto agli altri, ma imparare in maniera democratica a interagire con gli altri, a lavorare insieme agli altri. E questa, capite, che non è una strategia per l'Italia, questa è una strategia internazionale individuata dall'UNESCO. Quindi il ruolo delle persone
non è importante per i contratti di fiume, è importante in tutti quei temi ambientali, in particolare quando si parla di acqua. Sull'acqua possono insorgere grandi conflitti, sull'acqua, cioè di chi sono i fiumi, di chi è l'acqua, sapete che insomma in tutto il mondo è un tema caldissimo. Quindi parlare, riuscire ad avere un coinvolgimento attivo e propositivo dei diversi attori sociali, trovare delle soluzioni. Vi dicevo prima il caso degli agricoltori, che giocano un ruolo importantissimo, che giocheranno nei prossimi anni un ruolo importantissimo. Bisogna ragionare di acqua anche per prevenire questi conflitti, per coinvolgere le comunità nelle scelte e per gestire dei nuovi partenariati. Cioè si possono trovare dei modi per mettersi insieme anche sullo sviluppo di un territorio, senza distruggerlo. Non è un costo dovuto al progresso. Non è che per andare avanti e creare un'economia dobbiamo per forza distruggere un territorio, non è così, perché poi spendi di più per recuperarlo, per recuperare i danni magari che hai fatto. Non esiste la soluzione unica, ecco, questo è un altro punto su cui è importante riflettere, che qualcuno, c'è una sindrome un po' in Italia, no? Dire allora adesso bene, facciamo il contratto di fiume, creiamo l'accordo, valorizziamo il bacino del fiume Noce, bene, dove sono i soldi? Cioè la soluzione unica vuol dire che c'è qualcuno che ti finanzia tutto in blocco questo, ecco, chi fa l'amministratore sa benissimo che ormai non sarà più possibile questo, nei prossimi anni non sarà nemmeno immaginabile più questo. Dobbiamo riuscire a costruire progetti complessi facendo anche piccole cose, cioè mettendo insieme all'interno di un'idea